Sabato 21 gennaio, i lavori della 30ª edizione delle giornate di spiritualità della famiglia salesiana sono stati dedicati alla presentazione di alcune esperienze di chi, mettendosi alla scuola di Don Bosco, si fa operaio e costruttore del Regno dei Cieli. Don Hubert Gelen ha invitato a guardare con cuore più aperto e mente più attenta a ciò che oggi chiamiamo offerta culturale e povertà culturale. Credo invece che ci sia troppa abbondanza cultura, o meglio, di culture. I giovani non sono privi di cultura, ma si trovano invece davanti a un eccesso di cultura. Ci sono troppe cose che sono scaricate su di loro per occupare i loro spiriti e alimentare i loro bisogni e desideri. All'inizio è così, quando tu le vedi, non percepisco subito la povertà spirituale, e soltanto quando hai fatto un piccolo cammino con loro e quando guarda dentro il loro cuore, quando hai un po' di fiducia con loro, che si può cominciare a andare avanti e dire: boh, qui c'è veramente una povertà spirituale, una povertà là dove non si sentono riconosciuti o amati, o non si sentono davvero in cammino verso un qualcosa di più. Suor Mary Ann Fernando ha presentato l'esperienza delle figlie di Maria Ausiliatrice in Sri Lanka nell'ambito di un progetto sollecitato dallo stesso governo nazionale in favore delle molte ragazze orfane, semi-orfane e spesso ex bambine soldato. Psychological guidance. Emotional hurt is the common factor for all of them. Though to varying degrees, it calls for suitable atmosphere and educative interventions, and we do all we can to provide each child the love, care, attention and psychological help they need. Counseling and guidance plays an important role. And so today we have the joy of placing many of the young girls with their own relations, parents, and at the same time those who have nobody to take care, they have gained confidence that Salesian sisters will definitely will give them a better future. L'intervento del Rettore Maggiore è stato un forte invito alla famiglia salesiana a conoscere profondamente Don Bosco, per imitarne l'azione in una dedizione totale ai giovani. Beh, basta che sia giovane sparamaro. Beh, basta e la dos vengo io a venire. In questo tempo che si caratterizza per l'assenza della figura del padre, Don Bosco si offre a noi come modello per amare con tutta l'amorevolezza del sistema preventivo e con tutta la propositività del dammi animas. Sapendo che i giovani hanno bisogno in primo luogo di amore, ma che ciò si traduce nell'educazione, in modo che possano maturare, affrontare con successo la vita sempre più competitiva. Infatti, avere Don Bosco come padre e maestro comporta conservare il dono di Dio, lasciare che sia Don Bosco a guidare la nostra vita, sforzarci perché la sua esperienza spirituale guidi la nostra, ci farà vivere sotto il comando della grazia divina, sperimentando l'azione di Dio in noi. Chi abita nella casa di Don Bosco, chi impara alla sua scuola, vive il dono di Dio e saprà come ringraziare. I contributi offerti dalle relazioni e dalle testimonianze sono stati i temi di riflessione e di scambio per i lavori di gruppo del pomeriggio. Un momento sempre molto atteso, perché occasione di scambio di esperienze trasversale ai vari gruppi della famiglia salesiana.
La Santa Messa ha deposto ai piedi dell'altare una giornata davvero ricca di doni e della presenza di Don Bosco. Non poteva mancare una serata di fraternità. Musica, canti, giochi di prestigio e clownerie hanno creato quel clima di allegria oratoriana tanto caro a Don Bosco. Don Piotr Marcin, della Congregazione di San Michele Arcangelo, ha offerto il pensiero della buonanotte, ricordando il centenario della morte del loro fondatore, Don Stanislao Markiewicz,